Ancora novità per Kios: arte, design e architettura, teatro, musica e moda, eventi e appuntamenti, e tutto ciò che c'è di bello. Un 2013 ricco di novità. Kios ha fatto un cambiamento scegliendo di diventare ecologico. Infatti è stampato su carta naturale, rispettando un disciplinare dato dalla certificazione FSC, quindi non più prodotti inquinanti, in un formato a dir poco gigante. Altra novità è la distribuzione. Infatti ora Kios coprirà il Veneto. Potrete trovarlo nell'intera provincia di Vicenza e Padova, ed inoltre nelle città di Venezia e Treviso. Nei mesi estivi sarà reperibile anche nelle mondane località venete di Asiago e Cortina d'Ampezzo. E proprio col numero di luglio saremo a Cortina con un focus dedicato al mondo del lusso. Questo progetto si avvale di nuove ed importanti collaborazioni, prima fra tutte il Mart di Rovereto, di cui Kios è media partner. Ma non ci fermiamo qui. Infatti, il numero di giugno è dedicato alla Biennale d'Arte di Venezia. Il lettore affronterà un viaggio fotografico di oltre 20 pagine, alla scoperta delle emozioni e sensazioni provate personalmente dalla redazione di fronte a opere, installazioni e performance artistiche uniche. All'interno della rivista anche altri artisti, altre forme d'arte, le mostre in programma al Mart di Rovereto, il libro di Carlo Vanoni dal titolo A letto con Mona Lisa ed il libro fotografico La valle delle tuniche rosse. Per concludere inoltre le immancabili rubriche di musica, moda, libri, le nostre corrispondenti da Venezia, Cortina, Londra e, novità di questo numero, Pechino. Naturalmente non poteva mancare la finestra informativa di Pantheon TV, il nostro partner nel mondo dell'informazione televisiva. Quindi, buona lettura!